1461, luogo la battaglia di Mortimer's Cross, vicino a Wigmore nell'Herefordshire, durante le Guerre delle Rose. La vittoria aprì la strada all'incoronazione di Edoardo. 1665, le forze britanniche conquistano New Amsterdam, il centro della colonia olandese in Nord America. L'insediamento commerciale sull'isola di Manhattan verrà ribattezzato New York in onore del Duca di York, il suo nuovo governatore. 1901, si svolgono i funerali di Stato della regina Vittoria. Al momento della sua morte, il suo regno di 63 anni e 216 giorni era il più longevo della storia britannica. 1972, centinaia di manifestanti inferociti devastano l'ambasciata britannica a Dublino per protestare contro la morte di 13 persone. A Londonderry, la domenica precedente, nota come Bloody Sunday. 1976, la regina apre il National Exhibition Center vicino a Birmingham. È il centro espositivo più grande visitato nel Regno Unito, è il settimo più grande d'Europa. 1993, gli avvocati della regina avviano un procedimento contro il quotidiano Sun per aver pubblicato il testo della sua trasmissione del giorno di Natale del 1992, due giorni prima della sua trasmissione. 1995, muore Fred Perry, tennista e tennis tavolo inglese. Ha vinto 3 campionati di Wimbledon consecutivi tra il 1934 e il 1936 ed è stato il numero 1 del mondo per 4 anni consecutivi. 2015, Bristol diventa la prima città del Regno Unito a vietare il fumo in alcuni luoghi pubblici all'aperto, a Millennium Square e Anchor Square. 2021, muore il capitano Sir Tom Moore, divenuto famoso per aver raccolto più di 32 milioni di sterline per l'NHS durante la pandemia.